Dopo Sampdoria e Padova, 2. Dopo Sampdoria e Padova, due delle pretendenti alla promozione, per il Crotone gli esami continueranno ad essere sempre più che mai impegnativi. La prossima trasferta ci vuole a Verona, prima di incontrare il Torino all'uscita, squadra da definire decisamente la più titolata per il momento formazione della Serie B. I quattro punti conquistati nelle tre impegnative gare sono comunque un segnale positivo di quanto il Crotone stia continuando a crescere. La convincente prova disputata sabato nel derby calabrese ne è una dimostrazione, prova apprezzata anche dai nostri avversari. Presidente, tutto sommato un pareggio che accontenta le due squadre, soprattutto lei già comincia l'altra sopraffazione, soprattutto per quello che si è visto in campo, diciamo che è un secondo tempo... Meriti al Crotone, perché ha giocato da Crotone con quella rabbia e quella determinazione di ottenere un risultato positivo. Quindi la Regina ha avuto anche alla fine una grossa opportunità con Missiroli, che era stato bravissimo a liberarsi in aria. Sicuramente una partita in cui, cioè, forse alla fine il risultato può essere anche giusto, però lascia un po' di rammarico in quanto in vantaggio con anche un uomo in meno, insomma, avremmo dovuto gestirla un poco meglio. Ad un uomo intenditore di sport faccio questa domanda, la rivolgerò anche al suo allenatore: mi è sembrato che la Regina avesse poca grinta agonistica, poca cattiveria, mi corregga se sbaglio. Ma io non direi, direi meriti al Crotone, perché, anche perché sicuramente ha messo la partita nella maniera a lui più congeniale, cioè portando grinta, determinazione e tutto, quindi i meriti vanno sicuramente al Crotone. Noi sotto quell'aspetto abbiamo risposto di meno, però con qualche giocata dei nostri uomini più rappresentativi avremmo potuto sicuramente ottenere un risultato positivo. Chiedo al presidente Regino se tutto sommato pensava e pensa che il risultato finale abbia accontentato le due squadre. Lui ha detto c'è un po' di rammarico perché noi con un uomo in più avremmo dovuto gestire diversamente la gara. Penso che lui l'abbia detto bene la partita. Loro forse con un uomo in più, noi abbiamo dato l'anima oggi. Forse c'era una squadra che meritava più il Crotone, perché tranne l'occasione poi alla fine su di Missiroli non ho visto, diciamo, una Regina che non mi ha impressionato proprio. Il Crotone oggi ha dato l'anima, anche con un uomo in meno. Non lo so se c'era Gabbionetta come poteva finire questa partita, il rammarico forse è questo. Gianni, gli esami purtroppo non finiscono mai, perché ora andiamo a Verona e poi viene il Torino, insomma è una fase centrale di questo campionato importantissimo per il nostro futuro. Ah, sicuramente, adesso c'è presto due partite toste, Verona, troveremo un ambiente non proprio casalingo. È il Torino in casa, però diciamo le ultime prestazioni della squadra ci fanno ben sperare.